mio nuovo Apple Watch Serie 5. Me lo hanno regalato, ma per riceverlo è stata un'odissea. Oggi vi racconto il perché e vi parlo del portale di vendita cinese eGlobal. Un video che ritengo molto molto utile perché dovete porre molta attenzione ad acquistare su questo sito web. Come al solito vi chiedo un semplice like, per voi non è niente, ma per me è davvero importantissimo per aiutarmi a capire quanto mi apprezzate. Se non siete iscritti vi aspetto ad unirvi qui nella mia community, dunque mi raccomando iscrivetevi. Ho qui con me il mio nuovo Apple Watch, arriva direttamente con questa scatola, come al solito per i prodotti Apple molto elegante. Intanto ve lo faccio vedere e vi faccio vedere quanto sia particolare questa confezione. Non è un unboxing ovviamente, però è davvero molto particolare. Io ho fatto ultimamente tanti unboxing, però l'orologio lo vedete già al mio polso e non è una novità, ma giusto per chi non lo sapesse, questo modello diciamo che ha un display retina sempre attivo. Non sarà più necessario sollevare e girare oppure toccare il display per visualizzare l'ora e tutte le altre informazioni, mentre se si utilizzeranno i gesti ne aumenteremo la luminosità e arriveremo alla visualizzazione che abbiamo sempre conosciuto con i precedenti Apple Watch, appunto, per chi già li possiede e sa cosa vuol dire. Una delle cose più utili è di questo orologio l'ECG. Infatti questo nuovo modello è in grado di generare un elettrocardiogramma a singola derivazione e dare così dati molto importanti e vitali ai medici e a noi che li usiamo. Ma prima di parlarvi di questo vi faccio vedere quant'è davvero carina la confezione. Guardate, praticamente si apre un po' a ventaglio e dentro troviamo ovviamente il laccino e il nostro Apple Watch. È davvero davvero molto particolare, ma andiamo a parlare adesso di questo ECG, perché credo sia un argomento che vi voglio raccontare e molti lo sapranno ma altri non lo sanno, e credo sia davvero interessante capire cosa si riesce a fare con un orologio di questo genere per la nostra salute. L'applicazione ECG che troviamo appunto sul nostro smartphone e sul nostro smartwatch, grazie a degli elettrodi presenti nella Digital Crown nel cristallo posteriore, è in grado di fornire dei segnali elettrici del cuore semplicemente toccando appunto la Digital Crown per 30 secondi. Possiamo così scoprire se ci sono dei segni di fibrillazione atriale o se il nostro cuore batte con ritmo sinusale, ovvero in modo uniforme e normale. Insomma, un oggetto davvero interessante e molto molto utile anche appunto per la nostra salute. E poi ragazzi, gli anni avanzano e tenervi sempre in controllo costante il cuore la ritengo una cosa davvero davvero molto importante. Non è uno scherzo questo, non è un gioco. Ho una testimonianza diretta di un mio carissimo amico che grazie a lui, anzi alla versione precedente, e al suo avviso di aritmia si è davvero salvato, concedetemi assolutamente il termine, il culo. Ma veramente, dunque, che dire, il costo non sarà mai troppo economico, per l'amor di Dio, ma la vita ha un valore troppo maggiore dei soldi. Dunque il mio Apple Watch è sempre al polso e ben configurato in caso di derivazioni inerenti le alterazioni appunto che trasmette il mio cuore. Ma adesso, dopo avervi detto il perché adoro questo oggetto, voglio parlarvi, come da titolo, di eGlobal e mettervi in guardia. Il mio Apple Watch mi è stato regalato e ordinato su eGlobal e dico peccato, perché magari se fosse stato ordinato, che ne so, su Amazon costava qualcosina in più, ma sarebbe stato molto molto meglio, e ora capirete il perché. Partiamo dall'inizio. Cos'è eGlobal Central? eGlobal Central è un sito di e-commerce cinese nel quale troviamo di tutto, tantissimi prodotti originali a prezzi spesso in sconto. Infatti si trovano tutti i tipi di smartphone, dagli iPhone ai Samsung, ma anche a computer come Mac, HP, fotocamere della Nikon, della Canon, ma anche droni. Per farvi capire, mentre giro questo video, al volo vedo un Anafi che costa 534 euro, vedo un Mavic Mini ad un costo di 332, altro esempio una Osmo Action DJI a 244 euro. Insomma, le offerte sono senza dubbio allettanti. Chiariamo subito che i prodotti sono originali, ma ascoltatevi bene, mi raccomando, non hanno garanzia italiana.
come accade in altri siti e-commerce di importazione. Infatti la garanzia è solo del venditore, ovvero proprio di Global Central, e non è valida in alcun modo nel territorio italiano. E questo è il primo serio problema, come potete ovviamente immaginare. In pratica, acquistando uno smartphone, un drone o qualunque altra cosa su eGlobal, non godremo della garanzia italiana. E in caso di problemi, ci vedremo costretti a spedire l'oggetto, il prodotto direttamente di nuovo a loro. Ora, per le informazioni che mi sono preso per ciò che concerne i prodotti della Apple, per esempio l'Apple Watch mio, l'Apple garantisce a tutti gli acquirenti la garanzia mondiale. Dunque, forse per un solo anno sembra possibile anche per me usufruire della garanzia Apple, e dunque valida anche qua in Italia, ma non sono certo al 100%. Ma la cosa ancora peggiore sono i tempi di spedizione e le consegne. Delle volte vanno bene, ma spesso non vanno bene. E Global si affida a svariati corrieri, UPS, DHL, DPD, che è Bartolini, GLS, TNT. Tutti i prodotti che inviano arrivano direttamente da Hong Kong. Infatti, eGlobal non ha nessun magazzino qua in Europa. Loro dichiarano che i tempi di consegna variano dalle 24 ore per alcuni tipi di articoli fino a 9 giorni lavorativi, ovvero dal lunedì al venerdì. E spesso la spedizione di moltissimi prodotti è gratis. Ma purtroppo questi ipotetici da 24 ore a 9 giorni lavorativi non vengono rispettati, o meglio, molto difficilmente. Non è sicuro, e il mio esempio pratico è questo, ve lo spiego. Mail con il link di tracciamento 2 giorni dopo l'acquisto, e uno dice: cacchio, sono perfetti. Un tracciamento che diventa però un'agonia. Infatti è aggiornato ogni 24 ore, di solito accade alle 6 di mattina, ma i giorni passano inesorabili e il tracking cambia di poco, non si capisce nemmeno cosa stia accadendo al pacco. Un'agonia. E dopo aver contattato, dopo tanti giorni, più volte Global, con la minaccia di richiesta di rimborso tramite PayPal, eccoli che si fanno vivi. Si interessano e mi comunicano di aver accelerato la procedura. E dopo 16 giorni, attenzione lavorativi, dall'ordine arriva la notifica che il prodotto è arrivato in Europa. Esattamente è in Belgio. Nel tracking era presente a questo punto un nuovo link per tracciare il corriere europeo, che nel mio caso era il DHL. Alla fine la spedizione è durata 20 giorni lavorativi, ovvero poco più di un mese normale, avendo minacciato il ricorso a PayPal per non rispetto dei termini previsti durante ovviamente l'acquisto. Finisco con un altro appunto, è questo: nei termini e condizioni importazione IVA e dogana si legge che eGlobal si occupa dello sdoganamento del prodotto, ma al punto 17.2 troviamo una clausola che esattamente mi inquieta un po' e dice: dopo 3 mesi dal ricevimento della merce e sdoganamento, eGlobal Central non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali tasse doganali correlate. E come mai questa clausola? Se il prodotto è importato in modo regolare, con le tasse e le imposte doganali dovute che hanno già pagato, cioè se non ci fossero eventuali ripercussioni economiche sull'acquirente, che l'avrebbero messo a fare questa clausola, questa postilla? Anche questa cosa onestamente a me non è piaciuta più di tanto. E dunque a questo punto le conclusioni e la voglia di mettervi in guardia, che spero accetterete e ne farete tesoro di questo mio video, sono tante. L'ho voluto fare, ho voluto raccontarvi il mio Apple Watch, ma ho voluto anche raccontarvi di questa cosa. Certi prodotti hanno un prezzo ottimo, avete visto, e poi sono originali, ci mancherebbe, anche nuovi. Il mio Apple Watch è fantastico, ma in caso di problemi non c'è nessuna garanzia italiana, ma solo quella loro, ovvero di eGlobal. E io forse me la cavo grazie ad Apple, forse. Insomma, io dopo l'esperienza dei tempi di consegna, soprattutto della garanzia, che dirvi? Fate voi, ma pensateci bene prima di acquistare su questo sito internazionale.
Ovvio, se trovate qualcosa davvero super in offerta e volete rischiare, mi raccomando, pagate sempre con PayPal. Ovviamente vi consiglio questo oggetto fantastico che vi aiuta anche per la vostra salute, come vi ho detto. Provare per credere. Acquistatelo magari su Amazon, così vi do io. Vi metto il link qua sotto in descrizione, perché così lo provate, vi rendete conto quanto sia utile e davvero funzionale. E se non è quello che pensavate, quello che vi ho raccontato, semplice, fate il reso e vi fate restituire direttamente i soldi. Dunque, a questo punto vi saluto. Se avete avuto esperienze con i Global o anche con il vostro smartwatch Apple, scrivete e contribuite qua sotto e aumentare le informazioni su questa community. Vi saluto, vi abbraccio, mi raccomando, sbirciate i miei profili social e ci vediamo alla prossima. Ciao da Bighenette con il mio fantastico Apple Watch serie 5 o serie 5. Ciao ragazzi!